Sì, buonasera. Non mi posto, noi siamo in 10, come posso stare facendo altri sono 10? No, che è il problema. Sì, buongiorno, mi chiamo Gianluca. Vorrei sapere, ho visto su Autosupermarket, no? Che vendete il pulmino, quello leggendario della Volkswagen. Ah, già venduto. Ma cazzo, vedi, ma ci serviva assolutamente. Ma sei proprio sicuro? A quanto l'ha venduto? E se le offro 11.000 euro? Se le offro 11.000 euro non è che ci ripensa magari? Perché siamo in, no, siamo in 10 in verità, uno è piccolino, quindi magari ci sta. E mi viene in braccio un attimo, perché siamo tutti una compagnia gay. E boh, magari e dobbiamo fare un festival di quelli nostri, no? Dell'arcigay. Vabbè, glielo do volendo, se mi promette però che me lo tiene. Sento male, sì, qua prende male, perché di solito lo prendo meglio, però stavolta non prende tanto bene, sì, sono in campagna perché mi piace. E come si chiama lei, scusi? Io mi chiamo Antonio. È dov'è visibile questo pulmino? Allora siamo vicini perché sono alla Spezia. Dove la Spezia? Sì, sì. Quindi un'oretta ci dovrei essere. Se mi lascia un recapito e non dovesse andare in porto, io sono una capata. Ma è perfettamente è ristrutturato bene il pulmino. Del numero di corsetto. È un pulmino sanissimo, insomma. Gli interni sono comodi, insomma. Ah, è un option. Va bene, dobbiamo andare fino a Napoli più che altro, capito? Ce la fa fare un viaggio tipo dalla Spezia a Napoli? Ah, vabbè, niente, no, mi ha detto che è tutto a posto, Franco. E... no, vuole il numero di telefono. No, niente, parlavo con gli altri acquirenti perché sarebbe una spesa con il mio fidanzato. Sì, pronto, mi senti? No, perché siamo un po' così, siamo gay. E stavo parlando col mio fidanzato di parlarne un attimo, però al massimo sfogliamo un attimo perché qua ce ne sono tante di macchine, automobili così su Autosupermarket. E quindi boh, e le faccio sapere. Oh, non è, però non fa lo spaziale adesso, cioè ho chiamato il primo, che cazzo ne sapevo io, cioè. Oh. Ma che cazzo butti giù?